tenere presente alcuni piccoli particolari. E allora vediamo di metterli in evidenza. Se voi notate, dalla linea 73 alla linea 80 si parla di Dio in terza persona. Sia benedetto il nome di Dio. Linea 75. Egli alterna tempi e stagioni. Se andate alla linea 81, Dio non è più un egli, ma è un tu. Se notate anche, alcuni temi ricompaiono. Temi della prima parte, della parte egli, ricompaiono nella parte tu. Provate infatti a vedere la linea 74. A lui appartengono la sapienza e la potenza. Linea 82. Mi hai concesso la sapienza e la forza. Linea 75. Depone i re e li innalza. E il termine regale ricompare alla linea 84. Sotto il profilo esegetico, questo testo è sospetto. Cioè qui c'è un'antica preghiera che va dalla linea 73 alla linea 80, arricchita da un contributo personale. Quindi l'autore ha preso questa antica preghiera e poi ha creato una specie di ultima strofa, l'ultimo verso, il 23, modellandolo sulla preghiera che aveva copiato. È importante dire questo? Beh, è importante per capire come i salmi siano frutto di questo procedimento. Nessun salmo oggi nel Salterio può dirsi puro, cioè così è uscito dalle mani dello scrittore originale. Ma lungo i secoli che vanno da Salomone all'epoca macabaica, i salmi sono stati ripresi, arricchiti, modificati in questo modo. Ci aiuta a capire allora come anche nei salmi certe incongruenze stilistiche, grammaticali, sintattiche sono spiegabilissime con questa forma di crescita progressiva del testo. A parte questo, che cosa ci interessa mettere in evidenza? Se voi notate, questa è una berakà, una benedizione, la quale benedizione, se notate, è scandita in tre momenti. C'è il sia benedetto della linea 73, nel 74 si dice il motivo, e nel 75 fino all'80 si spiega chi sia questo benedetto. Dunque si ringrazia, si spiega perché si ringrazia e si descrive colui che si ringrazia. A nessuno viene in mente che il canone della messa è scandito in questi tre momenti. E ricordando che ringraziare in greco si dice eucharisteo. Ringraziamento, eucaristia. Benedire è un ringraziamento. Cosa troviamo noi come oggetto di benedizione? La sapienza e la potenza. L'uomo dunque non può avere nessun tipo di autorità o di potenza come proprio, perché appartiene a Dio. E nessuna persona può essere sapiente se non partecipa della sapienza che è Dio stesso. Qualunque sapienza che non sia legata a Dio non è Ohma, ma è arum, arumà di per sé, cioè è astuzia, così come lo era il serpente e viene definito arum nel capitolo terzo del libro della Genesi.
cioè la vera sapienza, è quella che deriva da Dio. Se uno ha una sapienza che non deriva da Dio, quella non si può chiamare sapienza, è astuzia. Molto spesso la nostra gente distingue fra intelligenza e furbizia. Qualche altra volta chiama intelligente il furbo. Diamo il nome alle loro cose. Il furbo non è intelligente. Perché la furbizia molto spesso è associata con la non verità. E sappiamo che ciò che non è verità ha le gambe corte. Noi siamo stati fortunati o sfortunati, dipende dai punti di vista, di aver vissuto un periodo in cui ci si è accorti che la non verità poi alla fin fine non paga. La corruzione dei partiti è stata un'evidenza solare. Purtroppo questo sistema di corruzione, non parlo dei partiti, parlo del mondo dell'imprenditoria, non è scomparso. Guardate che il male ha sempre una prima vittoria eclatante e le persone oneste si sentono umiliate. Ma guardate che se abbiamo il coraggio dei tempi lunghi, l'ultima parola non ce l'ha mai il male. Questo ci insegna la storia ed è una storia di fede. Leggete qualunque tipo di problema storico, il male purtroppo ha una parola possente e anche incantatrice in un primo momento, ma non ha l'ultima parola. A Dio dunque appartiene la sapienza e quello che noi chiameremo la forza e il potere. Lui è la vera forza, non gli eserciti. E credetemi, quando il Papa ha detto di fare il digiuno del mercoledì offrendolo a Dio per la pace, io mi sono anche commosso, perché ho detto, sto grande vecchio qua. Ci infila dentro quel certo spirito di fede che noi rischiamo le volte di perdere con tutta la grande scienza che possediamo. Lui che cosa ha detto? Una cosa semplicissima. La pace non viene da quello che noi potremmo chiamare la diplomazia. Serviamoci pure. Guai se non ce ne serviamo. Lui stesso, Che Guevara a Baghdad e Laghi da Bush. Lui si è servito della diplomazia. E come? Ma la cosa più importante per lui non era quella. Guardate che sbilanciarsi davanti a tutto il mondo e dire scegliamo la cosa più disarmata e disarmante possibile, la preghiera e il digiuno, per chiedere la pace. Guardate che è un gesto profetico, in un'epoca in cui tutto quanto è calcolato sul potere, sulle alleanze, sul consenso. Bene, questa preghiera dunque, semplicemente tenendo presente questi due elementi, sapienza e potenza che appartengono a Dio, ci ha portato a queste riflessioni e può bastare, tutto il resto lo lasciamo da parte. Il sogno e la spiegazione. Qui entriamo nel cuore dell'elemento apocalittico del brano. Quali sono gli elementi di questo sogno? Li trovate dalla linea 95 alla linea 102. Gli elementi sono tre. La statua, la pietra e l'ingrandimento della pietra. La spiegazione è corrispettiva, andate alla linea 105. La statua è il potere regale, noi oggi diremo il potere politico, il potere economico, se volete anche il potere culturale. La testa d'oro puro sono i babilonesi e l'impero babilonese. Invece,
Il bronzo e l'argento sono i Medi, il bronzo sono i Persiani, il ferro è Alessandro Magno. Il piede, che è fatto di ferro e di argilla, sono i regni che sono nati dalla disgregazione dell'impero di Alessandro, e cioè il regno dei Diadochi, o i regni dei Diadochi. Di questi due, di tutti questi regni, due in particolare interessano all'autore sacro: il regno dei Lagidi o Tolomei in Egitto e il regno dei Seleucidi in Siria, a Damasco. E sappiamo esattamente che nel 194 avanti Cristo, quindi pochissimo dopo la battaglia di Panion, attraverso la quale i Seleucidi rubano la Palestina agli egiziani, cioè ai Tolomei, Antioco III di Damasco, Seleucida, vincitore, offre in sposa a Tolomeo V, il perdente, egiziano, la propria figlia che si chiama Cleopatra, ha già un nome egiziano lei, e la offre in sposa. Matrimonio combinato, matrimonio politico, a cui facenno la spiegazione del sogno, perché se notate, a un certo momento dice alla linea 187, due parti si uniranno per via di matrimoni. E noi abbiamo la documentazione che le cose sono andate così. Provate adesso ad osservare. Daniele fa finta, o meglio, chi scrive, fa finta di narrare le avventure di Daniele alla corte di Nabucodonosor. Nabucodonosor è un re dei Babilonesi del VI secolo avanti Cristo. Questo matrimonio è avvenuto nel 194. Siamo nel secondo secolo. E chi scrive, scrive nel secondo secolo. E scrive poco prima della morte di Antioco IV Epifane, perché lungo tutto il testo dà come vivo Antioco IV, ma non è ancora morto. Allora, questo sogno che viene narrato è una specie di, perdonatemi il vocabolo, di finta profezia, perché di fatto lui vive già in epoca tardiva, quando i vari regni si sono già succeduti: babilonese, medo, persiano, alessandrino, diadochi. Il matrimonio è già avvenuto, 194. È chiaro, l'artificio letterario è evidente, che si tratta di una lettura della storia, non di una profezia. Ma attenzione, c'è una lettura della storia un po' birbante. Perché sì, passa in rassegna tutto ciò che gli è accaduto prima. Ma guardate che parla anche del masso. E questo masso che cos'è? Nella spiegazione si dice che è un regno che durerà per sempre. Cosa fa qui il nostro autore? Lui è un apocalittico. Percorre velocemente tutta la storia e poi fa il salto in lungo. Che cosa accadrà nel futuro? Capite allora che se uno mi dicesse: Don Renato, allora questo è un imbroglio, cioè una profezia finta o è una profezia vera? Non si può fare una domanda del genere, perché in parte è narrazione storica, in quanto l'autore conosce l'andamento degli imperi vari che si sono succeduti, dei regni vari. Ma quando lui parla di questo regno futuro, sta per davvero facendo una profezia vera e propria. E la fa in base proprio a questo percorso velocissimo che lui fa della storia. Questo è uno degli elementi che gli scrittori apocalittici hanno per parlarci del futuro. Non è un futuro che è rivelazione di Dio. Dio rivela ad Isaia, guarda che ci sarà una vergine, partorirà un figlio, eccetera, eccetera.
In questo caso, il futuro viene conosciuto dall'Apocalittico attraverso l'attento esame di come Dio si è comportato nella storia. La storia, dunque, per l'Apocalittico è fondamentale. Noi pensiamo che sia un sognatore, perché anche nel Nuovo Testamento, nell'Apocalisse, si vedono questi bisogni che sembrano visioni da sogno. Ma come in questo caso, il sogno e la sua spiegazione racchiudono una lettura, fra virgolette, teologica della storia. Noi diremo, qui c'è la filosofia della storia del nostro amico. E Dio ha voluto che venisse scritta e ispirata. Ed è da questa lettura di fede della storia che nasce l'attesa di un futuro dato per certo, si capisce? Perché Dio non smentisce se stesso. Mi sono spiegato? Questa è una delle tante chiavi che noi adopereremo eventualmente il prossimo anno per leggere il libro dell'Apocalisse, dove voi troverete tutte queste nozioni che vanno decifrate, ma anche qualora voi le decifraste, tenete presente che non dobbiamo fermarci alla decifrazione, perché se notate la decifrazione del nostro brano cosa dice? C'è stato un regno, poi c'è stato un altro regno, poi c'è stato un altro regno, poi c'è due regni che cercano di andare d'accordo con i matrimoni. Ma la parola babilonesi, Medi, Persiani, Alessandro Magno, ve le ho messe io, mica è scritto nel testo. Quindi anche leggere l'Apocalisse come faremo significa sì prestare attenzione a tutto ciò che il testo stesso determina, ma poi bisogna conoscere a menadito certe particolarità storiche perché quella lettura che faremo, la decifrazione delle visioni, hanno bisogno ulteriore di etichette storiche. Allora riusciamo a capire per davvero che cosa dice Giovanni o chi per lui. Quindi, come abbiamo fatto qui, sogno, interpretazione del sogno, precisazione storica del sogno, sono tre i momenti, tre sono le stratificazioni di lettura che noi faremo nel testo dell'Apocalisse. Facciamo una breve riflessione finale perché stiamo arrivando alla conclusione della mattinata. Noi abbiamo visto come letterariamente sia molto interessante questa impostazione, ne abbiamo parlato di questa lettura della storia e di questa speranza. Non potremmo di per sé chiamarla vera e propria profezia se con il nome profezia indichiamo una rivelazione di Dio al profeta, il quale annuncia esattamente ciò che Dio gli ha detto circa ciò che accadrà. Qui non avviene questo. Quindi diciamo è una fondata speranza. Di fronte al male e alla prepotenza Dio si è comportato così, e di fronte al male e alla prepotenza Dio si è comportato alla stessa maniera, stessa maniera, stessa maniera, stessa maniera, stessa maniera. Oggi viviamo nella stessa situazione, abbiamo fiducia. Forse noi non vedremo quest'alba, ma Dio anche adesso si comporterà così. Ne saremo protagonisti e testimoni? Può darsi di sì, può darsi di no. Ma siamo sicuri che così è. Capite? Sotto il profilo teologico volevo anche mostrarvi alcune piccole particolarità che non sono coglibili in una lettura così come abbiamo fatto noi, veloce. Ma esiste una parola, la parola mistero, a cui forse nessuno ha fatto caso, che compare in questo testo e compare lì in quei versetti che vi ho messo, la linea 120, versetto 19, dal 27 al 30, al versetto 47. C'è una piccola particolarità filologica, questa parola compare solo nel libro di Daniele, nell'Antico Testamento non compare più, compare solo qui, dove per mistero non è cosa sconosciuta, come noi normalmente lo interpretiamo, ma è cosa sconosciuta riguardante il modo con cui Dio gestisce la storia. Questo concetto di mistero noi lo abbiamo applicato a Dio. Dio è uno e trino, è un mistero.
La seconda persona della Trinità si incarna e diventa Dio, diventa uomo. E Gesù è uomo e Dio, è un mistero. Noi ragioniamo così. Io prendo il pane e dico questo è il mio corpo, prendo il vino, questo è il calice del mio sangue. E signori miei, quel pane è il corpo di Cristo, quel vino è il sangue di Cristo. Le diciamo, è un mistero. Il concetto di mistero presente invece nella Bibbia è questo modo che Dio ha di sviluppare lungo la storia il suo progetto di salvezza. Ed è proprio a questo concetto di Daniele che si rifà Paolo nella lettera agli Efesini. Dalla lettura di ciò che vi ho scritto, potete ben capire la mia comprensione del mistero di Cristo. Paolo, quando parla del mistero di Cristo, intende dire sì, è una cosa umanamente non spiegabile, la persona di Gesù. Ma intende anche dire, guardate che questo Gesù è il completamento di tutte quelle azioni salvifiche che Dio ha fatto nella storia. Queste azioni salvifiche sono come i gradini di una scala, ogni gradino è sempre qualche cosa di più. Alla fine della scala trovate la persona di Cristo che riassume e completa tutto questo itinerario di azioni salvifiche che Dio ha fatto. Capite che questo è un concetto di mistero molto più ampio di quello che adoperiamo noi. Dove conoscenza per rivelazione e progetto storico di salvezza si uniscono. Noi invece abbiamo solo rivelazione di ciò che non possiamo conoscere, uguale mistero. Paolo dice non è esatto. Oltre a questo bisogna tenere presente anche questo itinerario. Perché Dio ha chiamato Abramo? Perché Dio ha voluto che nascesse un popolo? Perché è esistito l'Esodo? Perché l'esilio? Perché i profeti? C'è un progetto di salvezza che si chiama mistero. E Paolo continua, questo mistero non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni come al presente è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito. Cioè, che i gentili sono chiamati in Cristo Gesù a partecipare alla stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della promessa per mezzo del Vangelo. È un fatto storico, del quale sono divenuto ministro per il dono della grazia a me concessa in virtù dell'efficacia della sua potenza. E se notate, torna fuori lo stesso concetto che abbiamo trovato in Daniele. Dio è il sapiente che guida tutto secondo una determinata linea e Dio è colui che è potente, cioè che fa andare la storia come vuole lui, pur nel rispetto delle singole libertà delle persone. Comprendiamo la fine di questo percorso come le caratteristiche, non dico le uniche, ma senz'altro le più importanti dell'apocalittica, sono già state esplorate. Abbiamo visto Gioele, abbiamo visto prima Isaia, poi Gioele, adesso Daniele, e notiamo che un po' alla volta i singoli elementi cominciano a diventare un corpus. Naturalmente in questo brano di Daniele noi abbiamo visto molto di più di quanto abbiamo visto nei brani precedenti. Qui entriamo dentro già non solo nei concetti apocalittici, ma anche nella forma letteraria, nel modo apocalittico di parlare. Prossimo mese ci vediamo la prima domenica, 9:15 ebraico, 9:30-11 la lezione.